Siamo in compagnia di Gigliola Tallone, che ha scritto un libro, ne ha scritti anche altri, ma in questo caso parliamo del libro Cesare Tallone e l'Accademia di Brera, da allievo a maestro. È un libro che sarà edito tra breve per le edizioni Transfinito. Gigliola Tallone, che è la nipote di Cesare Tallone, che è stato professore di ritratto e di nudo all'Accademia di Brera attorno al 1900-1925. 19. Sì? Sì. A 19, per essere tutto, precisi, 19, sì. Anni. Sì, e ha svolto e svolge una ricerca d'archivio attorno agli scritti, alle lettere, alle testimonianze della vita della vita artistica e umana del nonno. Allora passo la parola a Gigliola Tallone per illustrarci intanto la base di questo libro, dopo la biografia che ha scritto e che è stata edita da Schira. Prego Gigliola, a te la parola. Allora, buonasera a tutti, ringrazio di essere ospite. Questo mezzo non lo conosco troppo, mi sembra di vivere uno Star Trek. Ricordo quando ero ragazzina e pensavo non avremo mai la possibilità di poterci vedere a distanza, e invece la cosa si è realizzata. Dunque, questo libro è un libro molto particolare perché segue 7 anni la monografia dedicata a Cesare Tallone, che è stata una ricerca molto approfondita, perché purtroppo non solo a parer mio Tallone era stato trattato in un modo piuttosto superficiale, nel senso che sì, i suoi esegeti avevano ben compreso e diffuso l'importanza della sua opera, però non si era fatto mai una minima ricerca. Una ricerca significa non solo anagrafica, ma anche una ricerca, per esempio, del suo operare, della sua scuola, di quello che aveva prodotto nella vita. Il tentativo, per esempio, di datare i quadri non era mai stato fatto prima di me. Insomma, è stato un grosso lavoro che mi ha preso 5 anni. A dire la verità, ogni libro che scrivo mi prende 5 anni di lavoro, perché sono libri documentali, e proprio perché sono una nipote devo essere più attenta, più precisa, più obiettiva di chiunque altro. Questo libro è nato, non posso dire per caso, ma quasi, nel senso che durante la presentazione al Circolo della Stampa a Milano della monografia di Cesare Tallone ho conosciuto i discendenti di colui che era il benefattore di Cesare Tallone, di cui si sapeva ma soltanto vagamente, per cui ho avuto la fortuna poi di conoscere, di frequentare meglio queste persone che si chiamano Boratto, ed è una famiglia di origine di alessandrina, e mi hanno fatto vedere la corrispondenza di Cesare Tallone, niente meno che 58 lettere, di cui 51 di Cesare Tallone e 7 di altri emittenti, sempre con oggetto Cesare Tallone. Ora, questo è un straordinario diario, perché sono le lettere scritte a 4 giorni dall'iscrizione all'Accademia di Brera, e finiscono nel 99, quando lui diventa, vince la cattedra vacante, è morto Bertini che era stato suo professore, e diventa professore di pittura e del nudo all'Accademia di Brera. Quindi un percorso molto lungo che illustra una parte straordinariamente importante di Cesare Tallone. Nel mezzo c'è stata anche la vittoria della cattedra dell'Accademia Carrara e un altro periodo di insegnamento durato 15 anni in cui ebbe prestigiosissimi allievi, e tra cui cito il più noto, Pellizza da Volpedo, che ne fu sempre il suo mentore, amico, e una volta cresciuto e staccato dall'ala di Tallone parlerà sempre, porterà Tallone come esempio assoluto di chi è riuscito a insegnargli sia il disegno che la pittura. Ora, questo libro è straordinario perché mio nonno aveva 19 anni nella prima lettera e io ho l'età sua di quando non c'era più, di quando è morto. Quindi da nipote mi sono ritrovata nonna
che parla, che sente, che segue la vita di un nipotino in realtà. Ed è questo il grande fascino. E poi c'è un fascino assolutamente importante, che è quello di aver ricostruito alcune parti, per esempio dell'Accademia, dell'istituzione insomma scolastica dell'Accademia di Brera, perché mio nonno era di poche parole, non amava sprecare parole, era molto sintetico, e grazie a Dio la sua scrittura, benché ormai estinta un po' dagli anni, era chiarissima, e quindi non è stato troppo drammatico trascrivere tutte le sue lettere, ma parla di certi premi di cui io non sapevo, nonostante abbia fatto una ricerca molto approfondita 7 anni fa, ma questo tipo sono di premiazioni mi ha portato a rifare, a ricominciare a fare delle altre ricerche alla Biblioteca Storica dell'Accademia di Brera, vedendo che Brera era non solo la più importante accademia del regno, come definisce Tallone in una lettera, ma era aperta, era promotrice d'arte e degli stessi suoi allievi, tant'è che Tallone ancora in accademia, anzi a metà degli studi, già espone in queste mostre annuali di Brera, dove espongono famosissimi pittori che vengono da altre parti d'Italia e dall'estero, e dove espongono altri suoi colleghi. Quindi c'era una circolazione di idee, un aiuto forte anche monetario, tra l'altro, per i migliori allievi, che mi ha fatto capire come le cose in fondo funzionassero molto meglio allora che adesso. Infatti, cioè, caro, mi chiedo, questo siamo più dinamico. Sì, infatti io mi chiedo, no, come questo mecenatismo, no, che c'è stato nel caso di Domenico Boratto e poi del figlio, sì, Maurilio, oggi sia quasi improponibile, oltre che scomparso. Cioè, io ho letto con entusiasmo tutta la vicenda, no? E questo che, tra l'altro, era Domenico Boratto, è nato con la pasticceria, poi sì, ha aperto, sì, la sua industria ai liquori e a altre cose, ma insomma era un pasticcere riuscito, con una produzione industriale, una prima produzione industriale, e che con grande libertà, perché mi pare che con grande libertà che lui sia intervenuto, cioè non è che il sostegno dato fosse di natura, per esempio, anche ideologica, non gli è stato chiesto nessuna adesione ideologica ai signori Boratto, era proprio una possibilità di svolgere una formazione che differentemente non ce l'avrebbe fatta, no? Perché la formazione, certo, del nonno è stata della bottega subito. Lui era diventato, sì, già bravo lavorando in una. Da bambino praticamente. Sì. Guarda, Boratto è un tipo di mecenate molto particolare, nel senso che di solito il mecenate, come lo si intende, adesso non esiste più naturalmente, ma non ci sarebbe la storia dell'arte se non ci fosse stato il mecenatesimo. Noi sappiamo principi fino al papa, condottieri, prelati, arcivescovi, insomma, vivevano di luce riflessa dell'artista, si gratificavano soltanto di questo. Certo, era anche orgoglio, era anche prestigio, era un modo per porsi agli altri, per dire io ho scoperto questo artista lavora per me, però non c'era un tentativo di accavallarsi, di costringere l'artista a piegarlo a certe sue volontà. C'era un'assoluta libertà. Ti faccio una piccolissima digressione e poi parliamo meglio di Domenico Boratto. A un certo punto nella storia dell'arte entra una figura che non esisteva prima, proprio nel periodo in cui produce Tallone, diciamo dalla metà dell'Ottocento al Novecento, ed è il mercante. Il mercante d'arte, per esempio la famosa Maison Goupil di Parigi, o il Grubissy, Vittor Grubissy de Dragon, l'italiano, erano
personaggi, certamente di un certo livello culturale, estetico, eccetera, ma i quali hanno incominciato a interferire nell'opera degli artisti. Cosa vuol dire? Che Grubesi, per esempio, praticamente tutti i pittori più famosi italiani erano legati a questo mercante. Ne ricevevano certamente dei benefici economici, venivano conosciuti anche attraverso le stampe fotomeccaniche che sono comparse in quell'epoca. Però il Goupil pretendeva, per esempio, le misure che fossero piccole, perché il ceto borghese da allora non aveva più i palazzi, ma aveva degli spazi minori, oppure voleva l'en plein air, oppure voleva invece i paesaggi. Per cui è incominciato a entrare questa intermediazione tra il pubblico, il fruitore e l'artista. Piano piano si scivola, ora si vedrà, a interferire sempre di più nell'opera dell'artista, perché ci sarà, facciamo un passo avanti, che è per esempio Marinetti, il futurismo. Marinetti capisce, come tanti altri critici, intellettuali, eccetera, che può prendere spunto da questi nuovi fermenti nell'arte e ne fa un manifesto, e da quel momento in poi si parla di arte, mentre prima non si parlava d'arte. Cioè l'arte, sì, veniva descritto il quadro. Io mi è capitato di leggere moltissimi, per esempio, interventi di critici giornalisti sulle opere di Tallone nelle varie mostre. Qua invece si dice come si deve leggere, come si deve intendere un quadro. Da allora in poi siamo finiti come siamo ora. Non c'è più il mecenatesimo, non c'è più il mercante, è diventato certamente meno colto e meno esperto di quello che era una volta, e c'è lo sponsor. Non chiedetemi che cos'è lo sponsor, perché per me è come lo Spirito Santo, cioè un'entità che salta fuori. Io non la so comprendere, non la so naturalmente gestire. L'arte è diventata intellettuale, l'arte deve essere spiegata, e infatti non c'è più creatività, in gran parte sostituita dai pubblicitari, quali pubblicitari si sono appropriati di tutti i termini artistici, per cui si è fatta una grande confusione. Le persone non sanno bene come giudicare nelle mostre certe cose che non sono assolutamente arte, sono happening, sono occasioni, sono fotografie, ma non è arte. Ora, ritornando invece al nostro Domenico Borato, lui è un tipo molto speciale, mecenate, perché lui non prende sotto la sua ala, non aiuta un pittore già arrivato, cioè uno che già ha raggiunto una certa notorietà. Lui si occupa di un bambino, in effetti. Mio nonno è rimasto orfano a 10 anni, a 12 anni già ad Alessandria si distingue in una bottega artigiana di un certo incisore, Annibale Botti, il quale dice è diventato nel giro di pochi mesi il migliore di tutti i miei apprendisti. Dopodiché a 14 col pittore Pietro Sasso, un pittore alessandrino, un buon paesaggista, diventa prima pulisce i pennelli come fanno tutti, si fa la gavetta, si fa bottega, e poi diventa il suo aiuto. Incomincia a imparare il fresco, quindi pensate, un ragazzino che a 14 anni va a frescare le volte, va a sistemare, a correggere questi fregi di queste ville enormi. Certo che Tallone aveva una fortissima energia, ma insomma tra dorso di mulo, carrette, eccetera, e questi androni enormi e freddi, si è ammalato, ma non tanto così di salute, si è ammalato perché aveva capito che senza avere un aiuto, senza avere un'accademia, lui si sarebbe fermato lì, anche perché già faceva dei ritratti, per esempio, per guadagnare qualcosa di più a degli alessandrini, a chi conosceva, e questi ritratti venivano ormai, insomma, era noto a tutti che questo ragazzino aveva un enorme talento. E questo Borato evidentemente ha avuto modo di conoscere meglio di altri, per esempio Tallone aveva fatto un piccolo affresco sempre sotto la guida del suo maestro Sassi nella casa di Giuseppe Borsalino, questo industriale che è famoso nel mondo ancora adesso. Il marchio Borsalino ci fa venire in mente i capelli più raffinati, più belli del mondo. Ora, il Borato ha detto aiutiamo questo ragazzo, e fa, cosa fa? Si mette in movimento e raccoglie una decina
così di suoi amici, ci sono dei nomi, c'è Borsalino, ci sono altre persone, e fanno un registro per la pensione di Tallone Cesare di Milano e lo mandano all'Accademia di Brera. Ma lui sa che non sarà soltanto questione di pagargli l'Accademia, ma di mantenerlo per quasi 10 anni, tutto il tempo in cui è stato all'Accademia, quindi di vestiario, alloggio, insomma qualunque necessità avesse Tallone, immediatamente in modo anche sollecito e paterno entra Borato. Tra l'altro, poveretto, gli sono andati un po' male gli affari verso la fine della sua vita, perché aveva una fabbrica di acque minerali di vermouth in Italia, ma aveva aperto una ditta di import-export di vini a Buenos Aires ed è stato truffato, per cui era molto amareggiato. Nonostante questo non lascia Tallone, lui riesce addirittura ad ottenere una pensione triennale dal municipio di Alessandria, e questa è un'altra cosa da dire. Allora, i municipi delle città, quando una persona era benemerita, quando insomma dimostrava di valere, veniva aiutato, gli avevano dato 800 lire all'anno per 3 anni, dopodiché viene ancora rinnovata per un biennio. Insomma, quando gli altri benefattori, diciamo così, hanno smesso di pagare perché Tallone era sulla soglia del diploma, lui ha continuato per altri 3 anni a mantenere Tallone, perché mio nonno si è messo in testa di fare un quadro enorme per dimostrare che sapeva dipingere in grandi misure, quando i suoi compagni già potevano farlo perché erano più ricchi di lui e lui non aveva potuto ancora debuttare. Quindi nell'Accademia di Brera, nello studio che Vincenzo Aiez gli offre, quindi significa che era un pittore di valore, perché altrimenti Aiez insomma non gli avrebbe dato tanta fiducia, e appoggiato da Bertini, che era suo professore e che addirittura per lui era forse il migliore, uno dei migliori che avesse mai avuto nella sua lunghissima carriera, Tallone si mette a fare questo enorme quadro. Gran parte delle lettere scusate, parlano di questo, e che è una vera epopea. Insomma, lui accetta subito l'aiuto di Aiez, però non ha soldi, non ha abbastanza soldi, perché sono decine e decine di personaggi da pagare, di modelli, i colori, la tela che è quasi 6 metri per 3,5, e quindi tutte le lettere sono una continua richiesta d'aiuto al buon Borato, il quale manda dei suoi emissari che vanno a parlare con i professori, vuol sapere quanto progredisce l'opera, e lo segue insomma fino all'ultimo. Purtroppo Borato muore proprio un anno prima del debutto, no meno, poco 6 mesi prima del debutto. Quindi il figlio continua la sua opera, e mio nonno è stato costretto addirittura a chiedere i soldi per la spedizione del quadro a Roma, perché non aveva nemmeno quelli. Ora, il debutto, e sempre qui ci sono lettere che testimoniano, naturalmente era risaputo, moltissimi critici ne hanno parlato, critici dell'epoca, e è stato grandioso. Tallone è stato riconosciuto il ritrattista del momento, la sua opera completamente nuova, innovativa, forte, importante, e quindi riceve dal Ministero della Pubblica Istruzione l'acquisto, non solo un premio, diciamo un riconoscimento di essere il personaggio emerso in questa mostra di Roma dell'83, che è stata la prima mostra nazionale e internazionale nel nuovo Museo Romano. Gli comprano questo quadro, che poi finisce appunto al museo che non c'era ancora, edificando dove si trova adesso, e Museo Nazionale d'Arte Moderna di Roma. E l'altro, quello grande, questo famoso quadro grande, che tanta fatica e tanti sacrifici gli sono costati, viene preso dal principe Borghese, dal principe Marcantonio Borghese. Purtroppo quel quadro è stato distrutto nel 1943 a Pratica di Mare, quindi non c'è più, se non le fotografie che, come tu sai, abbiamo messo, ho scelto da mettere nel libro. Sono foto in bianco e nero, e c'è anche una foto dedicata a Borato, ai figli di Borato, in nome di Borato. Insomma, è un omaggio mio a questa famiglia straordinaria che ha aiutato mio nonno, perché ha reso possibile la sua carriera, e una testimonianza della forza,
della costanza, dell'applicazione totale verso l'arte di Cesare Tallone. Quindi trovo che sia molto affettuoso riuscire a vedere, perché sapete, alle volte si possono trovare sorprese, io credo. Io ho anche un po' paura a leggere queste lettere, chissà cosa ha combinato sto Lombo, perché tutto può succedere nella vita. E invece l'ho ritrovato rispecchiato in quello che mi ha detto di lui mio padre. Chiaramente io non l'ho conosciuto, è morto nel 19, ma quello che mi ha detto mio padre, gli altri figli di lui, la sua schiettezza, la sua capacità di essere sempre riconoscente, la sua forza, il suo dinamismo, ecco, questo è Cesare Tallone detto da lui. Questo credo che sia una bella cosa, insomma, da pubblicare. Bene, a margine di questa cosa, possiamo dire che è con il mercante che è emerso anche il critico d'arte nel senso in cui si intende ancora oggi? Ma direi di sì. Guarda, io tanto, per esempio, non slegarci troppo appunto da Cesare Tallone, lui è stato, se non l'unico, uno tra i pochissimi a non accettare mai questo tipo di rapporto. Lui non ha voluto lavorare per mercanti, perché per lui era un'imposizione sulla sua arte, era un'imposizione sulla sua libertà. Quindi lui ha scelto di essere ritrattista e quindi naturalmente ha accettato la committenza, perché il ritratto non esiste se non esiste un committente. E ha continuato a dipingere paesaggi che non ha mai esposto se non due volte in 30 anni. Lui li vendeva e li regalava a chi li capiva, non perché, come hanno detto tanti, lui non facesse paesaggi ma preferiva fare ritratti, perché anzi forse ne era geloso, tant'è che i paesaggi di Tallone sono definiti i paesaggi più straordinariamente moderni eseguiti nell'Ottocento, perché c'è una plastica che è straordinaria, c'è questa luce penetrante, questa sintesi delle masse che pochissimi altri artisti, anzi direi nessuno, perché io ho proprio confrontato con tutti i grandi pittori dell'Ottocento, paesaggisti tipo Deleani eccetera eccetera, non c'è nessuno della forza di Cesare Tallone. Quindi lui non ha voluto avere a che fare con i mercanti, era molto amico di Grubissi, ma non ne ha voluto sapere. Chiaro che questo gli ha tarpato le ali da un punto di vista economico, dalle mostre per esempio, perché lui si presentava con i ritratti, ma come si sa è un mercato di piccoli quadri, di piccole dimensioni, paesaggio, soggetti eccetera, ha un altro giro, un giro appunto del mercante, delle gallerie eccetera eccetera. Quindi mio nonno scientemente ha rifiutato questo tipo di vantaggio. Ha preferito insegnare, tant'è che lui ha insegnato a soli 32 anni, ha vinto il concorso con degli strepitosi concorrenti tra l'altro all'Accademia Carrara, e dopo ha vinto il concorso per Brera dopo 15 anni nel 99 ed è rimasto 20 anni all'Accademia di Brera. I suoi allievi sono stati i più importanti pittori italiani del Novecento, a partire dai primi firmatari del Manifesto Futurista, a tutti gli allievi che sono entrati con la Sarfatti nel movimento del Novecento e tanti altri allievi, di cui si sa più di cui fino ad ora, non grazie a Dio non adesso, si sapeva di più che non di Cesare Tallone, perché poi si finiva per dire grande maestro, grande ritrattista, grande professore, e poi si parlava dell'allievo. Adesso finalmente c'è una base solida per parlare di questo pittore che è stato straordinariamente importante per la pittura italiana, perché mentre lui ha rifiutato per esempio di essere divisionista, che poi divisionista non è una corrente, il divisionismo è la tecnica dei colori, no, separati, e non ha accettato il simbolismo, lui ha continuato questo verismo plastico, lui ha riportato la plastica degli antichi, la forza plastica degli antichi, è una cosa che continua a ricordare. Per esempio Carrà ammette di essere passato dalla prima fase del futurismo a questa nuova fase, proprio ispirato dalle lezioni di Tallone, cioè, perché per voler andare avanti si finisce poi per perdere le cose più importanti, che è appunto l'energia plastica del 400 italiano. Ecco, quindi è un personaggio indubbiamente. Per quanto tu dicevi invece del mercante, se non sbaglio, certo, da lì è incominciata secondo me
Probabilmente è finita la fame per molti artisti, però con la fame, e con la fame si arrivava anche a, si arrivava anche a, a diventare grandi alle volte, no? Perché c'erano certi artisti che spronati, vedi mio nonno, poverino, è partito per Brera con un paio di scarpe e in fin di conti quando è uscito da Roma non ha avuto più bisogno di nessun aiuto, anzi, essendo enormemente generoso, lui era per qualcuno in famiglia spendaccione, per altri generoso, ma addirittura pensa che una volta ha ospitato un suo allievo per un anno in casa, pur avendo 8 figli. Cioè era un personaggio così, e la casa nostra era un convegno aperto a tutti, tutti gli intellettuali, non solo pittori, ma scultori, ma anche i poeti, anche i musicisti, eccetera, erano in casa Tallone, che poi la casa più tenuta più a lungo di Tallone era quella che di via Borgo Nuovo 8, che, una casa, che era un ex convento di Cappuccini, che mia nonna chiamava Maison Rustique perché era un pochino fatiscente, poi l'hanno sistemata, l'hanno rimessa, adesso è uno splendido palazzo che è qui a 2 passi dove mi trovo io adesso, e lì sono passati tutti, proprio tutti, tant'è che facendo le ricerche per la mia famiglia sono scivolata a fare le ricerche poi per personaggi, per esempio per la Sibilla Leramo, che è stata intima della famiglia, Dino Campana, che è stato affidato a noi addirittura per un anno, e insomma tutti sono passati da lì, da D'Annunzio, Marinetti, non saprei chi dire, perché quando si veniva a Milano si andava da Tallone, e questa è la cosa. Quindi tu volevi sapere un po' qual è il problema. Il problema è che il mercato. Va bene, il Gigliola, siamo in chiusura adesso. Chiusura, sì. Dimmi, facciamo una chiusura, dai. Sì, il. No, e il. Sì, la conversazione è interessante e potremmo coltivarla. Questi sono i tempi dell'intervista. E poi auspichiamo di rincontrarci per qualche altra intervista, anche rispetto appunto a queste cose che hai accennato alla fine, ovvero di questa vita artistica e culturale, intellettuale che c'era attorno alla famiglia, attorno alla casa, che è proseguita con voi, bambini, anche grandi, e hai incontrato moltissimi degli artisti che oggi insomma sono tra i più noti. Ormai magari scomparsi, ma certamente noti. Bisogna ricordare anche il figlio Guido Tallone, il mio adoratissimo zio, a cui ho dedicato un altro libro, Il catalogo ragionato, che è stato allievo di suo padre, è stato un personaggio straordinario. E quindi ci sarebbe molto da dire. Io Giancarlo ti ringrazio, voglio dire che tu sei stato di enorme aiuto e sono felicissimo che abbia collaborato con me in tante tante cose, e ringrazio anche tanti, grazie alla televisione che ci ospita, grazie a te Gigliola, alla prossima. Alla prossima, ciao, grazie, alla prossima, ciao.